Ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi voglio portarvi alle sorgenti del Sugo Logone, ma nel pomeriggio, perché stamattina andiamo al Monte Tiscali, passando per il villaggio nuragico di Sasedda e Soscarros, e se riusciamo andiamo anche alle grotte di Corbeddu. Oggi sono esattamente 4 mesi che sono tornato dal progetto Step to Sicily, quindi che è finito il mio viaggio attraverso tutta l'Italia. So che non ho pubblicato veramente niente in questi 4 mesi, ma mi sono serviti per fare il punto della situazione, per metabolizzare questo incredibile e lunghissimo viaggio che ho fatto attraverso tutta l'Italia. Stiamo camminando sul sentiero che porta alle grotte e il trekking di oggi si svolgerà nella valle dell'Anaitto. Dicono che sia molto bella, andiamo a vedere. Dal nome non mi fa proprio venire voglia di andarla a vedere. Magari al ritorno, dai. Stamattina siamo partiti da qui, sorgente del Sugo Logone. Abbiamo fatto tutta questa strada, Grotta del Guano. Ora risaliamo per la valle dell'Anaitto. Passiamo dal rifugio, Grotta Corbeddu e poi villaggio nuragico di Tiscali. Ed infine il Monte Tiscali. Io e la mia fedele compagna di viaggio stiamo salendo verso il Monte Tiscali, ma salendo abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi, Francesco, che è un architetto, più guide ambientali e geologi, perché sul Monte Tiscali c'è un sasso pericolante. Quindi adesso stiamo andando a vedere con loro il punto da cui appoggeranno il materiale e lo prenderanno per fare lavoro con l'elicottero e poi saliamo su con loro. Quindi abbiamo la possibilità di avere anche qualche informazione in più da geologi e addetti ai lavori. Lui verrà anche assunto per no, verrà assunto proprio come operato. I ragazzi mi stavano dicendo che questo qua è il percorso segreto delle guide, quindi non si può divulgare. Perciò ve lo dico, ma non lo posso filmare. Ci vediamo su. Questa parte di valle si chiama Doloverre, che ci porta poi alla discesa sulla valle di Odone tramite Sascale de Sutara. Qui abbiamo un sentiero molto alberoso, simpatico da fare, semplice, però è lungo, ci vuole circa 1 ora e 20 per percorrerlo tutto. Qua abbiamo anche un villaggio molto importante che si chiama Suvilikinzu, dietro quella guglia che si intravede in prospettiva, con una grotta all'interno molto importante, con quella. Tutto il residuo di fuoco e di fumo che facevano all'epoca per fare formaggi, eccetera, eccetera, perché ci sono anche i caprini dove si tenevano le capre a dimora, in sicurezza. Quindi a riparo dei pastori. Assolutamente, e non è facile l'accesso, bisogna conoscere il proprio sentiero, altrimenti non ci si arriva, come Tiscali che è qui a monte rispetto a noi. Grazie mille. Avete sentito la descrizione del rocciatore, così l'hanno definito, e abbiamo avuto la fortuna di incontrare questo gruppo di ragazzi e per avere anche informazioni in più su quello che stiamo vedendo. Fantastico. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But
it'll change it, change it. Guardate che ginepro, è qualcosa di incredibile. E ci dobbiamo passare in mezzo. Magico. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow. Ora, se vi state chiedendo da dove viene il nome Tiscali, io l'ho subito associato al provider di internet. Poi ho pensato che fosse un caso. In realtà mi stanno dicendo che il proprietario del provider di Tiscali, dopo una visita in questo luogo, gli è piaciuto così tanto che ha adottato il nome da dare al provider. E adesso ci addentriamo con Flavio nel sito vero e proprio. Non rilascio intervista, dai. È un po' timido Flavio. Flavio, no, dai, no, presentati, no, no, almeno. Che timido, non sono timido. Presentati. Ciao, almeno. Sono Flavio, sono la guida del posto. Sono ufficiali. Le prime furono delle, per esempio, di questo Ettore Pais, che era uno storico di Sassari, che descrisse questo posto. Ovviamente fu accompagnato nel 1910 da pastori che stavano qui in zona. Lui fu molto affascinato da questo sito. E iniziò a fantasticare. È arrivato qua e lui ha immaginato, ha fantasticato e ha detto: qui si sono nascosti, per esempio, per evitare l'invasione dei romani. In realtà i romani in Sardegna sono arrivati nel 238 a.C. e il che significa che, trovando ceramiche che sono riconducibili al 14 secolo a.C., ha sballato un po' i tempi, diciamo. Certo, l'ha improvvisata, si dai. Si sono nascosti praticamente 11 secoli prima, più o meno. Era prevenzione, erano previdenti. Il sismo lo sappiamo che coinvolge sia l'Italia che la Slovenia, che l'Austria, il Carso, e quindi molti dei termini arrivano proprio dalla Slovenia o dall'austriaco, diciamo. Il tipo dolina viene ancora utilizzato oggi per descrivere una depressione del terreno. In questo caso è una dolina da crollo. Cosa significa? Che questa era una sala enorme di una grotta che per puro caso è sopravvissuta nella sommità di una montagna, perché questa ovviamente si è formata quando ancora queste valli, sia da una parte che dall'altra, non esistevano ancora. Questa in pratica è sopravvissuta dall'erosione. E poi a un certo punto di questa grotta è venuta giù la volta, è collassata, sia per qualche movimento tettonico, sia per il fatto che l'acqua l'ha indebolita talmente tanto, insomma, che alla fine è venuta giù. E tutto quello che vediamo qui al centro è tutta frana, come vedi sono massi di enormi dimensioni, era tutto quello che era prima il tetto, ma lo vediamo già bene sulla parte restante del tetto della dolina. Vediamo anche che ci sono stalattiti, stalagmiti, ovviamente non sono come in grotta perché sono più esposte agli agenti atmosferici, quindi sono un po' con ispezione in superficie, in tutta la dolina, e hanno fatto un'analisi stratigrafica su 60 capanne, cioè su 60 ambienti che ci sono in tutta la dolina. E quindi hanno riscontrato poche informazioni in pratica, 15 cm sono praticamente niente, però è stato interessante perché hanno trovato ceramiche addirittura del 14 secolo a.C., quindi del bronzo medio, proprio in piena epoca nuragica, ecco, così posso. Bosco fittissimo, quindi era difficile anche per loro vedere che qualcuno arrivava. In tutti i casi, se c'era qualche, che ne so, qualcuno che accendeva un fuoco, che riuscivano a vederlo subito perché controllavano tutta la valle.
cui dicevi, Flavio, stiamo entrando nella seconda parte della dolina, giusto? E praticamente siamo nella zona sud, dove per qualche archeologo, pur non ufficialmente, ha detto che questo presumibilmente veniva utilizzato come recinto per gli animali, mentre quell'altra era più una zona abitativa per le persone. E poi c'è quest'altra che è una dolina di dissoluzione, viene chiamata, dove non è mai stata una grotta chiusa, diciamo una sala di una grotta, ma è un punto di assorbimento, è pur sempre una grotta, però è un inghiottitoio, cioè non ci vai di dentro, insomma, è l'acqua piovana che inizia a scavare i lati, i bordi, diciamo, e a trasportare tutto il materiale al suo interno e farla sempre più larga e più profonda. Questa addirittura c'ha, a differenza di questa che c'ha un diametro massimo di 90 metri, questa c'ha un diametro di 500 metri. Flavio, io voglio ringraziarti davvero di cuore a nome mio e di tutte le persone che guarderanno questo video per la fantastica presentazione di questo luogo veramente magico che ci hai fatto e per la tua compagnia. Grazie mille. Grazie a te. Ora restiamo ancora 10 minuti ad ascoltare Flavio perché veramente ne sa tantissimo di questo posto e poi dopo iniziamo la discesa verso i due villaggi nuragici. Vi avevo detto 10 minuti di chiacchiere con Flavio, mi sa che qua le cose si stanno prolungando perché mi ha portato nel suo rifugio. Guardate che spettacolo, sa proprio di baita di montagna. Guardate che bella! Purtroppo c'è molto buio qua dentro e intanto che facciamo due chiacchiere aspettiamo che venga sul caffè. Sì, sì, no, no, quello, allora, tutto quello che c'è da sopra viene giù. I momenti di convivialità da imbucato, che spettacolo, grazie ragazzi.